Amen, gloria a Dio, benedetto il nome del Signore. Vogliamo aprire le nostre Bibbie nella prima epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 4, leggeremo dal verso 13 e leggeremo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo. Ora, fratelli, noi non vogliamo che siate in ignoranza intorno a quelli che dormono, cioè che sono morti, a ciò che non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù è morto ed è risorto, il Dio ancora condurrà con lui quelli che dormono in Gesù. Perciò che noi vi diciamo questo per parola del Signore, che noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non saremo innanzi a coloro che dormono, benedetto il nome del Signore, perché il Signore stesso, con acclamazione di conforto, con voce di arcangelo e con tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno primeramente. Poi noi viventi che saremo rimasti, saremo insieme con loro rapiti nelle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Amen. Vogliamo anche leggere la prima epistola ai Corinti, capitolo 15, dal verso 51 in poi. Dice così: Ecco, io vi dico un mistero. Non già tutti moriremo, ma bensì tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suonare dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili. E noi saremo mutati, poiché conviene che questo corruttibile rivesta incorruttibilità, e che questo mortale rivesta immortalità. Amen. Fino qui la parola del Signore. Cari fratelli e amici nel Signore, la gloria sia sempre con il Signore. In questi giorni importanti e decisivi da tutti i punti di vista, si sta decidendo, nonché concludendo, il futuro di tutta l'umanità. Sentiamo tante voci in questi giorni, tanti rumori, soprattutto rumori di guerre, specialmente nel Medio Oriente, ma anche rumori di disimpiego, economie fallite, nazioni che da un momento all'altro cadranno portando alla disperazione milioni di famiglie. Infatti, se i soldi verranno meno, certamente verrà meno tutto, la sanità, l'acquisto del cibo, con tutto ciò che ne conseguirà. Ora tutte queste cose, per chi conosce la parola di Dio che è la Bibbia, certamente non ne verrà colto di sorpresa. Infatti tutto è stato dettagliatamente profetizzato in essa. Sono contenute le profezie. Or sono migliaia di anni. Bene, cosa dicono le profezie bibliche? Beh, esse parlano di tante cose e se Dio vorrà, con il tempo, con l'aiuto del Signore, piano pianino inseriremo in rete di volta in volta i vari argomenti riguardanti tutte le tematiche contenute in queste profezie. Ora, per quanto riguarda ciò che parleremo invece in questa seduta, cioè il rapimento della Chiesa, se volessimo fare un excursus partendo relativamente dal principio, le cose stanno così. Viene profetizzato nella parola di Dio che sarebbe venuto un unto o Messia o Cristo, i tre termini sono equivalenti. In ebraico si dice Mashiach, che significa unto, che verrà tradotto in Cristo nel greco con il Nuovo Testamento. Questa profezia fu anche datata, cioè l'avvento del Messia fu datato. Ciò avviene nel libro di Daniele, nel capitolo 9, dal verso 24 in poi, parla appunto delle 70 settimane. Alla fine delle 70 settimane, che sono 490 anni, verrà il Messia, e così avvenne puntualmente. Rimane inadempiuta una settimana, l'ultima settimana rimane inadempiuta. Ricordate che il numero 7 nella parola di Dio è un numero importantissimo. E benedetto il nome del Signore, venne Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia, alla fine del tempo stabilito. Ecco perché all'epoca tutti quanti lo stavano aspettando. Fu profetizzato che sarebbe morto, che sarebbe risorto per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità. Come è scritto sempre in Daniele 9:24, Isaia 53 parla della sua morte, della sua risurrezione e tantissimi altri passi. Dopo la sua risurrezione è scritto che ci sarebbe stato un tempo.
Quindi dal momento in cui il Messia risorge ci sarà un tempo. Bene, questo tempo ha un nome e un cognome. Infatti è stato denominato gli ultimi giorni. Per cui gli ultimi giorni iniziano esattamente con la morte e la risurrezione del Messia. Da quel momento iniziano gli ultimi giorni. Questo tempo viene denominato gli ultimi giorni. Se noi leggiamo Atti 2,17, leggiamo quanto segue: e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Ricordate che fu profetizzato in Gioele 2,28. Ancora, se desiderate altri parametri, potete leggere Ebrei 1,2, lo conferma ulteriormente. Bene, ora, nel tempo degli ultimi giorni, quindi nel tempo in cui ci troviamo, in questo tempo, avrebbe cessato il sacrificio perpetuo per quanto riguarda Israele. Ed esso, cioè Israele, sarebbe stato esiliato dalla propria nazione. Ma fu altresì profetizzato che al tempo stabilito, esso, cioè Israele, sarebbe ritornato nella propria nazione. Infatti tutto questo si è adempiuto alla lettera. Nel 70 d.C., l'esercito romano al comando di Tito verrà e distruggerà completamente Gerusalemme, e quindi da lì inizierà la diaspora. E puntualmente, come profetizzato, nel 1948 Israele riprenderà possesso della propria terra, con David Ben-Gurion appunto il presidente, il primo presidente di Israele, che divenne celebre con quella famosa frase, perché li volevano mandare in Sudafrica, insomma c'è tutta una storia, e gli disse: dove sarà Gerusalemme sarà Israele. E così avvenne, divenne celebre anche per questa frase, David Ben-Gurion. Bene, fu altresì profetizzato che Hashem, cioè il Signore, sarebbe ritornato per la seconda volta. Il Signore Gesù Cristo sarebbe ritornato per la seconda volta, sempre nella nazione di Israele, esattamente da dove ascese, non un passo dopo, non un passo prima, e quindi sul Monte degli Ulivi, e che da Gerusalemme instaurerà il suo governo, che sarà un governo mondiale, quindi per regnare su tutte le nazioni della terra con verga di ferro. Potete leggere Zaccaria 14 e riferimenti. Ora però attenzione: fu profetizzato che questo, cioè il suo secondo ritorno, non avverrà se prima sulla terra non ci sarebbe stato un periodo denominato grande tribolazione della durata di 7 anni, appunto l'ultima settimana di Daniele, come già detto, dove apparirà un personaggio denominato l'Anticristo, che nell'Apocalisse viene chiamato la bestia. Alcuni dicono, permettetemi questo, l'Anticristo è il Papa. Sì, io lo so. No, non è il Papa. L'Anticristo non sarà il Papa. L'Anticristo sarà un capo di governo mondiale, che sarà, soprattutto lo si riconoscerà perché sarà un giudeo, altrimenti il popolo di Israele non lo riconoscerà come Messia, perché esso alla fine si presenterà appunto come Messia, e il popolo di Israele non può riconoscere come Messia nessuno che non sia un giudeo. Quindi sarà un giudeo. Qualsiasi persona si voglia spingere a fare il nome dell'Anticristo ci deve anche dire l'ora, il minuto esatto, il giorno, l'anno del rapimento della Chiesa. Quindi esso è impossibile, perché è scritto che nessuno sa allora il giorno del rapimento della Chiesa, però conosciamo il tempo. E alla stessa maniera nessuno può dire chi sarà l'Anticristo, mai nessuno lo saprà, tranne coloro che rimarranno quando la Chiesa sarà rapita, e allora rimarranno qui e passeranno per la grande tribolazione, per queste grandi sciagure, allora coloro sapranno chi è l'Anticristo. In caso contrario nessuno può fare un nome del genere. Questa è una blasfemia e una eresia. Bene, ora in questa grande tribolazione è scritto che morirà la terza parte dell'umanità. Ciò lo si legge in Apocalisse 9,15, ma purtroppo non sarà solo così, sarà molto peggio. Moriranno tantissimi di più. Infatti in Apocalisse 6,8 parla della quarta parte. Quindi in un punto troviamo scritto
terza parte, nell'altro punto abbiamo scritto quarta parte, Isaia 13, nei versi 12 e 13, riferendosi a questi giorni, ci dice che l'uomo sarà più raro dell'oro d'Ofir, o d'Ofir, una località, quindi sarà veramente raro. E aggiunge Isaia che l'asse della terra sarà spostato. Gesù, a tal proposito, in Matteo 24 e anche altrove, ebbe a dire che vi sarà una grande tribolazione come mai si verificò sulla terra, e mai più ve ne sarà una simile, e che le stelle del cielo cadranno sulla terra e il sole si oscurerà. Pensate che terribile che sarà quel periodo. Ora, questo periodo che precederà il millennio non avrà inizio se prima la Chiesa di Gesù Cristo non sarà tolta dalla terra, al fine di non farla passare per questa grande sciagura che sarà caratterizzata appunto dall'apparizione dell'Anticristo, il quale ucciderà, torturerà tutti coloro che gli si opporranno e che non lo adoreranno. Benedetto è il nome del Signore. Bene. E infatti tratteremo di tutti questi argomenti in questa seduta, appunto nel parlare della grande tribolazione, nel parlare del perché la grande tribolazione, del parlare del rapimento della Chiesa, del perché la Chiesa sarà rapita prima della grande tribolazione e non passerà per la grande tribolazione. Tutte queste cose sono ben delineate, definite e profetizzate nella parola di Dio. Prima di andare avanti, vorrei spiegare i vari termini che stiamo utilizzando. Infatti teniamo conto che non tutti hanno conoscenza e competenza sia delle verità bibliche che dei termini in essa contenuti, per cui è doveroso spiegare i seguenti termini che per qualcuno possono essere nuovi. Benedetto il nome del Signore. Il primo termine è appunto Chiesa. Tradotto dal greco ecclesia, significa assemblea. Assemblea dei santi. La Chiesa è l'assemblea dei santi, tutti i credenti messi insieme formano la Chiesa di Gesù Cristo. Ora però il nostro linguaggio permette che si voglia intendere per Chiesa anche le mura. Benedetto il nome del Santo Signore. Qualcuno obietterà perché la Bibbia non lo prevede, ma noi rispondiamo neanche lo proibisce. Insomma, il linguaggio cambia, a volte si usano determinati modi di dire, di espressione, e insomma peccato non è. Ora però, in linea di massima, quando si dice Chiesa ci si riferisce al corpo di Cristo, appunto all'assemblea dei santi. Benedetto il nome del Signore, specialmente quando si portano predicazioni, insegnamenti e qualsiasi altra cosa. Bene, il secondo termine è rapimento. Appunto si parla di rapire la Chiesa, quindi di portare via all'improvviso la Chiesa, quindi le persone che vivono in Cristo perché hanno creduto in Lui, per andare in un altro posto, che nel nostro caso sappiamo esattamente che posto è, dove si trova, ed è il paradiso del nostro Signore, che si trova nel terzo cielo. Ovviamente questo succederà perché, vi faccio un esempio, un paragone: se un fidanzato vedesse la sua futura moglie rinchiusa dentro una casa in fiamme, la quale fosse impossibilitata in fuori uscirne, certamente non esiterebbe in penetrare violentemente nella casa e rapirla dalle vampe del fuoco, strappandola così immediatamente e senza indugio dall'imminente sciagura. E in questo, diciamo, possiamo stare tranquilli che il nostro sposo, perché la Chiesa è la futura sposa dello sposo che è Cristo, il nostro sposo ci rapirà appunto e non ci farà passare per la grande tribolazione. Benedetto il nome del Signore. Vorrei fare una domanda: ma la Chiesa sta aspettando il ritorno di Cristo? E la risposta è assolutamente no. Noi non stiamo aspettando il ritorno di Cristo, ci mancherebbe altro. Aspettare il ritorno di Cristo significherebbe passare per la grande tribolazione. La Chiesa non sta aspettando il ritorno di Cristo, ma sta aspettando il rapimento della Chiesa da parte di Cristo, e per rapirla non tornerà sulla terra, ma si fermerà sulle nuvole. Quindi non tornerà sulla terra quando verrà a rapire la Chiesa, cioè non poserà i suoi piedi sulla terra, ma si fermerà nell'aria, esattamente all'altezza delle nuvole.
Infatti, ciò indica il fatto che non toccherà la terra, toccata e fuga, come ogni rapimento vuole che sia, altrimenti non si chiamerebbe appunto rapimento. Questo è ben specificato, abbiamo già letto prima Tessalonicesi 4,14 fino al 18, ma anche nel capitolo 5 dai versi 1 e 2. Comunque si può leggere anche Seconda Tessalonicesi dal capitolo 2, tutti questi versi man mano li leggeremo. Benedetto il nome del Signore. Quindi questo non può avvenire perché la Chiesa sarà prima rapita, dopo verrà la grande tribolazione e poi ci sarà il ritorno di Cristo. Ecco perché la Chiesa non sta aspettando il ritorno di Cristo, ma il rapimento della Chiesa. E quando Cristo tornerà per la seconda volta, allora tornerà ma con la Chiesa. Ecco perché noi non stiamo aspettando la seconda venuta di Cristo, perché la seconda venuta di Cristo, quando verrà su questa terra, poi lo vedremo dopo, quando verrà su questa terra, verrà con la Chiesa. Quindi stare aspettando il ritorno di Cristo significa che non siamo stati rapiti e quindi non verremo con lui per la seconda volta. È incredibile questo. Attenzione, benedetto il nome del Signore. Pertanto, ricapitolando, fra la prima e la seconda venuta di Gesù sulla terra, benedetto il nome del Signore, c'è il rapimento della Chiesa. Quindi non stiamo aspettando la seconda venuta del Signore, ma stiamo aspettando il suo rapimento nei nostri confronti. Benedetto il nome del Signore. Ora, per capire molto bene che cos'è il rapimento e quando avverrà, dobbiamo avere le idee molto chiare su alcune verità bibliche. Infatti, senza un corretto fondamento su queste verità, che tratteremo anche se in maniera pragmatica, si farà un minestrone che ci porterà in tutte le strade, meno che in quella appunto di Isaia 35,8, il bellissimo passo che parla della strada maestra. È meraviglioso questo passo, vi invito a leggerlo. Isaia 35,8: vi è una via denominata la via maestra, o vi è una strada denominata la via maestra. È bellissimo. Bene, le dottrine o insegnamenti, questi due termini sono equivalenti, sono le seguenti. La prima è il millennio, la dottrina del millennio. La seconda è la dottrina appunto dell'anticristo e la terza è la dottrina del popolo di Dio. Le ho elencate a caso. Ho messo per primo il millennio non perché fosse più importante, ma semplicemente perché, insomma, da qualche parte bisognerà cominciare. Bene, come vedete, parlare del rapimento della Chiesa non è che sia proprio una passeggiata. Esporla in maniera corretta richiede un'esposizione sistematica e quindi noi lo faremo in questo modo. Vi prego di seguirci attentamente. Prendete la vostra Bibbia, prendete una penna, prendete un foglio affinché possiate annotare. È importante. Benedetto il nome del Signore, come già detto, lo voglio ripetere, benedetto è il nome del Signore. Queste tre dottrine o insegnamenti saranno esposti piuttosto in maniera pragmatica per motivi di tempo, anche perché non fanno parte, diciamo, di questa seduta. Però per capire il rapimento comunque qualche cosa bisogna accennare, anche se in maniera pragmatica appunto. Alla domanda che cos'è il millennio si risponde in maniera tecnica. Il millennio è la manifestazione del regno di Dio sulla terra in maniera visibile, quindi in maniera fisica e in maniera materiale. Benedetto il nome del Signore. Ciò che cosa implica? Beh, questo è molto importante. Implica che assolutamente tutti lo vedranno. Quindi il regno di Dio sarà un regno visibile. Bene, se non capiremo queste cose, non capiremo niente delle cose di Dio. Benedetto è il nome del Signore. È un periodo che durerà esattamente 1000 anni. Infatti millennio è letterale. E questo millennio avrà delle caratteristiche uniche, chiare e soprattutto globali, cioè universali. Ne elencherò solamente alcune, perché sono tantissime. Quindi, la prima è che ci sarà una pace globale. Nessuna guerra, nessun furto, nessun litigio, omicidio, disimpiego, nulla del genere. Poi non ci saranno malattie.
Inoltre sarà restaurata la longevità, cioè si vivrà centinaia di anni, come appunto nell'inizio, nel principio. Se noi leggiamo attentamente i primi capitoli della Genesi, gli uomini vivevano centinaia, centinaia e centinaia di anni. Infatti, quando leggiamo di Caino e Abele, si pensa che fossero i primi due figli di Adamo ed Eva, ma in verità questo non è scritto. Infatti, quando Caino uccise ad Abele, benedetto il nome del Signore, egli si preoccupò e disse: ma adesso chiunque mi vedrà sulla faccia della terra mi ucciderà. Ecco qui che egli stava asserendo che la terra era popolata. Quindi, se la terra era popolata, certamente egli non era il primo, o molto probabilmente non era il primo figlio di Adamo ed Eva. Infatti, per popolare una terra si richiedono diverse generazioni. Certamente, se c'erano dei bambini intorno, dei fratellini, egli non avrebbe detto questa frase. Quindi, per dire questo, significava appunto che la terra era stata popolata, quindi erano passate delle generazioni. Ecco qui che la longevità è un dato vero e non è una maniera sbagliata di contare gli anni. Benedetto il nome del Signore. Gli ebrei hanno sempre adottato lo stesso criterio per contare gli anni, anche se leggermente diverso dal nostro, ma comunque varia da nulla, possiamo dire. Infatti, essi contano l'anno in 360 giorni, a differenza di noi che lo contiamo in 365 giorni. Quindi sarà restaurata la longevità, si vivrà centinaia di anni. Questo è specificato dappertutto, non vi darò i passi, potete cercarli perché non fa parte di questo argomento, altrimenti perderemo molto tempo. Bene, ora un'altra caratteristica del millennio è che Cristo sarà visibile, un'altra caratteristica è che ogni nazione una volta all'anno dovrà andare a Gerusalemme ad adorare, vuole o non vuole, dovrà andare ad adorare il Cristo, altrimenti sarà colpita con piaghe del genere, non pioverà sulla loro terra. Un'altra caratteristica è che la Chiesa regnerà, quindi governerà con Cristo. Inoltre troviamo che la natura tornerà come all'origine dell'Eden, che il sole brillerà 7 volte di più, che la luna brillerà come il sole. Insomma, di caratteristiche particolari ce ne sono tantissime. Domanda: oggi il regno di Dio è materiale o è spirituale? Beh, se fosse materiale si potrebbe vedere, ma così non è. Vogliamo leggere Luca 17:20, vi fornirò solamente due passaggi, lo vado a cercare nella mia Bibbia per motivi di tempo, perché dobbiamo risparmiare tempo, che è uno studio che richiede un investimento di tempo notevole. 17:20 dice quanto segue: ora, essendo domandato dai farisei quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse: il regno di Dio non verrà in maniera che si possa vedere, benedetto il nome del Signore. Ehi non si dirà: eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è dentro di voi. Ecco qui che il Signore sta dicendo: sta per venire il mio regno, e non si riferisce al millennio, perché quello si potrà vedere. Sta per venire il mio regno, appunto, che avrà inizio negli ultimi giorni. Abbiamo già detto quando iniziano gli ultimi giorni. Esso sarà un regno spirituale, non un regno materiale, che non si può vedere, che è dentro i vostri cuori. Benedetto il nome del Signore. Non si dirà: eccolo qui o eccolo là, come dire: guarda, guarda, guarda. Assolutamente. Infatti l'apostolo Paolo enfatizzerà su questo e dirà: guardate, questo è scritto nella seconda epistola ai Corinti, al capitolo 6, se non vado errato, dal verso 14 in poi. Guardate che voi siete il tempio dello Spirito Santo. Benedetto il nome del Signore. Quindi si trova dentro di noi, è qualcosa di spirituale e non si può vedere, a differenza del millennio, che ogni occhio lo vedrà. A tal proposito possiamo aggiungere Giovanni 3:3. Vado a cercarlo, Giovanni 3:3. Vado a cercarlo nella mia Bibbia. Santo è il nome del Signore. E dice così:
Il Signore rispose loro: in verità, io vi dico che se alcuno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Vedete? Non puoi vedere il regno di Dio se non sei nato di nuovo, se non sei spirituale. Quindi per vedere il regno di Dio bisogna essere spirituali, bisogna essere nati di nuovo per vedere appunto un regno che è spirituale. Quindi il regno di Dio oggi è spirituale, non è materiale come nel millennio che ogni occhio lo vedrà. Oggi nessun occhio lo può vedere, tranne quell'occhio spirituale appunto che è nato di nuovo, che non è nato della carne e del sangue, ma è nato dallo spirito e dalla parola. La parola e dall'acqua, scusate, l'acqua indica la parola e lo spirito è lo Spirito Santo che compunge i nostri cuori di peccato, come è scritto sempre in Giovanni, che lo Spirito Santo convince di peccato. Bene, ecco perché il Signore non ci ha mandato a conquistare un mondo materiale e neanche a governare su di lui. Questo sarebbe completamente sbagliato fare una cosa del genere. In Matteo 4,19 è scritto: io vi farò pescatori di uomini e non pescatori di città o pescatori di regni. Gesù in Giovanni 6,15 lo volevano fare re, cioè utilizzando un linguaggio attuale lo volevano fare premier, ed egli si rifiutò, addirittura scappò. Infatti in Giovanni 18,36 lui, il Signore, dice: il mio regno non è di questo mondo, e altrove dirà che i regni di questo mondo sono stati dati a Satana ed egli impera su di lui. Ecco perché se io mi mettessi a dire io conquisterò la città per Cristo, sto andando contro le scritture, perché io non sono stato chiamato a conquistare città, ma sono stato chiamato a conquistare anime. Non lo posso fare io, ma è lo Spirito Santo. Ad ogni modo, io porto l'Evangelo e lo Spirito Santo opererà come lui vorrà. Se io dicessi conquisterò la mia città, quindi Roma, per Cristo, questo non avverrà mai. Infatti, più passeranno gli anni, più il disimpiego aumenterà, lo scontento sociale aumenterà, la mala sanità aumenterà, la delinquenza aumenterà. Ed è scritto nella parola di Dio che negli ultimi giorni il mondo conquisterà la Chiesa con la sua apostasia. E non che io o noi conquisteremo qualche città, o conquisteremo la politica per Cristo, o conquisteremo la televisione per Cristo. Non siamo stati chiamati a conquistare questo. Lo faremo nel millennio, quando governeremo con Cristo. Allora sì, oggi siamo chiamati a conquistare anime per Cristo. Ma è lui che lo fa. Noi annunciamo la sana e santa parola della verità, perché il mondo si sta preparando per la grande tribolazione e il male cresce sempre di più. Benedetto il nome del Signore. Ecco perché è impossibile conquistare un mondo che invece si sta preparando a ricevere l'anticristo. Ecco perché vediamo sempre che c'è sempre più corruzione, sempre più bugia, sempre più malvagità. Benedetto il nome del Signore. Ora però in Giovanni 18,36 è scritto: il mio regno non è di questo mondo, ma alla fine dice: ma ora il mio regno non è di qui, perché lo sarà nel millennio. Io vi invito a vedere il nostro video che spiega in maniera più dettagliata queste cose. Adesso non fanno parte di questa seduta, quindi chiuderei qui. Il titolo del video è: il millennio cosa non è? Benedetto è il nome del Signore. Bene, ora è scritto, lo vorrei ricapitolare, precisare, lo sottolineare, che il millennio, quando verrà, lo vedrà ogni occhio. Questo è molto importante. Oggi il regno di Dio non lo vede ogni occhio. Bene, il secondo punto è la parola anticristo. La sua apparizione viene espressamente attestata in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, dai versi 3 ai versi 7. Bene. Ora però, prima di andare avanti, è doveroso avere un quadro chiaro di chi è e che cos'è l'anticristo. L'anticristo è esattamente tutto ciò che è in opposizione a Cristo. Quando Cristo è venuto sulla terra, ad attenderlo c'era lo spirito dell'anticristo. Infatti, esso, preso forma corporea, per così dire, si usò di Erode il Grande per uccidere il fanciullino. Ricordate Gesù?
in Matteo 2:13 in poi, che cercò di uccidere a Gesù. Perché? Perché era contro Gesù, era anti Gesù, anticristo, benedetto il nome del Signore. Ritroviamo sempre l'anticristo nel deserto, dove cercherà appunto di farlo cadere. Poi lo ritroveremo nella classe religiosa. E insomma, l'anticristo è sempre stato sulla terra dal momento in cui è venuto Gesù, benedetto è il suo santo nome. Ora, anticristi sono tutti gli atei. Salmo 14:1 dice che lo stolto ha detto che non c'è Dio. Benedetto è il nome del Signore. Chi dice che non c'è Dio, ovviamente vivrà facendo tutto quello che gli passerà per la testa e di conseguenza calpesterà la parola di Dio andando contro la parola di Dio. Quindi tradotto significa andare contro Cristo, di conseguenza è un anticristo. Tutto questo è molto semplice. Sono altresì anticristi tutti coloro che, uscendo, lasciando la Chiesa o magari comunque continuando a frequentare la Chiesa, una volta finita la riunione non vivono l'Evangelo in questo mondo, fuori dalla Chiesa, calpestando così l'Evangelo. Questi sono tutti anticristi. Vogliamo leggere prima Giovanni 2:18, vado a cercarlo nella mia Bibbia. Prima Giovanni 2:18 dice quanto segue: fanciulli, egli è l'ultimo tempo, e come avete inteso che l'anticristo verrà. Qui sta parlando dell'anticristo uomo che deve venire appunto nella grande tribolazione, ma poi continua e dice: fino da ora vi sono molti anticristi. Quindi vedete, l'anticristo non è solo l'uomo del peccato che dovrà venire nella grande tribolazione, ma dal momento, quindi fin da ora, quindi fin da quando è venuto Gesù, vi sono molti anticristi. E poi continua e dice: onde noi conosciamo che egli è l'ultimo tempo, vedi, gli ultimi giorni. Noi conosciamo che è l'ultimo tempo, e dice: sono usciti fra noi, cioè tutti quelli che accettano Gesù Cristo e poi non perseverano diventano anticristi. E dice poi: ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, insomma, eccetera. Benedetto è il nome del Signore. Ma poi vogliamo leggere un altro verso, che un verso chiave, il verso 22. Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esso è l'anticristo, il quale nega il Padre e il Figlio. Ecco qui che colui che nega il Cristo è anticristo. Chiunque dicesse che Gesù Cristo non è figlio di Dio è anticristo, o dicesse che Gesù non è Dio, esso è un anticristo. Assolutamente dobbiamo uscire da questi popoli che predicano queste dottrine, che sono dottrine diaboliche. O chiunque dicesse che Gesù è un angelo o è l'angelo Michele, certamente esso è l'anticristo. Assolutamente usciamo da queste chiese dove vengono predicate queste dottrine diaboliche, non pur mangiate con loro, è scritto. Bene, ecco qui che molti anticristi verranno, come Gesù stesso ebbe a dire in Matteo 24:5, perché molti verranno dicendo: io sono il Cristo, o eccolo qui o eccolo là. Ora però in Prima Giovanni 2:18 dice altresì che dovrà venire l'anticristo, cioè quello che l'apostolo Paolo in Seconda Tessalonicesi al capitolo 2 descrive molto bene. Questo poi lo vedremo dopo. Ora, per capire tutto questo dell'anticristo uomo che deve venire, è chiaro che ci dobbiamo rifare alla profezia per eccellenza, che è appunto la prima profezia della parola di Dio, che parla appunto del Messia, e non parla solo del Messia. Avete già capito che stiamo parlando di Genesi capitolo 3 verso 15. Infatti parla di semente, quindi di sperma, no? Come Gesù fu vero uomo, no? Perché viene dalla semente, quindi viene dallo sperma, e questo era inconcepibile pensarlo ieri, oggi invece è chiarissimo. Allo stesso modo l'anticristo, perché lì ci sono due sementi, quindi due sperma, così allo stesso modo l'anticristo sarà l'incarnazione del male, benedetto il nome del Signore. E lì è molto chiaro, ma non solo lì. Per capire alla perfezione quanto stiamo dicendo, dobbiamo tener presente quanto detto in Seconda Tessalonicesi
capitolo 2, verso 7. Vogliamo andarlo a prendere nelle nostre Bibbie, seconda Tessalonicesi, capitolo 2, verso 7, dice quanto segue: perché già fin da ora opera il mistero della iniquità o della impietà, a secondo la versione che avete. Bene, ora per capire cos'è l'anticristo che viene incarnato, no? Bisogna comprendere qual è il mistero della impietà. E allora il quadro ci si chiuderà, benedetto il nome del Signore. Ora però, scusate il gioco di parole, è così, per capire il mistero dell'impietà ci sarà molto difficile se non capiamo il mistero della pietà. Perché sarà capendo il mistero della pietà che ci aprirà le porte alla comprensione del mistero della impietà. Bene, il mistero della pietà si trova in Prima Timoteo. Lo vado a cercare, Prima Timoteo, capitolo 3, verso 16. Benedetto è il nome del Signore. Leggiamo: senza nessuna contraddizione, grande è il mistero della pietà. Guardate, Iddio è stato manifestato in carne, è stato giustificato in spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato ai gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Quindi il mistero della il mistero della pietà, benedetto il nome del Signore, è Dio manifestato in carne, cioè Gesù fatto uomo. Quindi Dio giustificato in spirito, quindi Dio apparso agli angeli e Dio predicato ai gentili, Dio creduto nel mondo, Dio elevato in gloria. Quindi Gesù manifestato in carne, che è Dio, Gesù giustificato nello spirito, Gesù apparso agli angeli, Gesù predicato ai gentili, Gesù creduto nel mondo, Gesù elevato in gloria. Questo è il mistero della pietà, benedetto è il nome del Santo Signore. Ora, capendo il mistero della pietà, potremo comprendere tranquillamente il mistero dell'impietà. Infatti, ricollegando tutto questo a Genesi 3:15, che parla dello sperma, no, della donna, e lo sperma quindi dell'impietà, del male, no? Benedetto è il nome del Signore, possiamo capire tranquillamente che come Dio fu manifestato in carne, anche Satana sarà manifestato in carne nella forma dell'anticristo, che nell'Apocalisse si chiama la bestia. E come Gesù è stato predicato ai gentili, l'anticristo sarà predicato a tutto il mondo nella grande tribolazione, ma lì la Chiesa non ci sarà. E come Gesù è stato creduto nel mondo, anche l'anticristo sarà creduto nel mondo, benedetto il nome del Signore, per un certo tempo, perché poi alla fine tornerà il Signore e lo distruggerà con il soffio della sua bocca, benedetto il nome del suo Signore. E come Gesù è stato elevato in gloria, l'anticristo invece, grazie a Dio, sarà elevato nello stagno di fuoco per l'eternità. Infatti neanche Satana sarà buttato nello stagno di fuoco per primo, ma i primi, è scritto in Apocalisse, che andranno nello stagno di fuoco saranno il falso profeta e l'anticristo. Quindi, se confrontiamo quanto detto con Genesi 3:15 e il libro di Daniele e il libro dell'Apocalisse, il quadro ci si chiude alla perfezione. Benedetto è il nome del Signore. Quindi, ricapitolando, anticristo non è solamente l'uomo del peccato che deve venire durante la grande tribolazione, ma anticristo è tutto quello che si oppone a Cristo, a cominciare da tutti coloro che o fuoriescono dalla Chiesa o comunque vivono nella Chiesa ma hanno una vita doppia. Questo è anticristo, ma anticristi sono anche tutti quanti gli atei, sono tutti quelli che fanno guerra al cristianesimo in maniera diretta, indiretta o semplicemente, comunque, pur non facendo guerra al cristianesimo, vivono una vita lontano da Dio, di conseguenza opposta agli insegnamenti del sacro evangelica, quindi fanno ciò che è anticristiano. Benedetto il nome del Signore. Tutto questo è anticristo e questo lo dobbiamo tenere ben in mente. Amen. Io mi fermerei qui per quanto riguarda appunto la spiegazione sull'anticristo.
e passerei all'ultima dottrina, il popolo di Dio. Bene, alla domanda qual è il popolo di Dio sulla faccia della terra, oggi molti risponderebbero, beh, ma è la Chiesa. E io dico, ma perché? È una risposta sbagliata. E qualcuno dirà, ma scusami fratello, ma tu bestemmi, perché la Chiesa è il popolo di Dio. Sì, la Chiesa è il popolo di Dio, amen. Ma rispondere qual è il popolo di Dio, semplicemente asserendo la Chiesa, presentandola come l'unico popolo di Dio, è sbagliato. La risposta corretta è la seguente. Qual è il popolo di Dio? Risposta, la Chiesa è Israele, oppure Israele e la Chiesa, metteteli nell'ordine che preferite. Purtroppo c'è, si pensa che la Chiesa ha preso il posto di Israele, eliminandolo in questa maniera. Io posso dirti una cosa, qualcuno potrà anche pensare di eliminare Israele dal cuore di Dio, ma Dio non lo eliminerà mai. In questo momento sulla terra ci sono due popoli. Uno è un regno spirituale della Chiesa, l'altro è un regno materiale di Israele. E tutti e due i popoli sono popoli di Dio, e in ognuno di essi vi sono depositate delle promesse. Ti faccio una domanda: se Israele non è il popolo di Dio, perché dopo la venuta del Messia, nonostante lo abbia rinnegato a più non posso, e nonostante sia stato castigato per questo, potete vedere tutte le grandi persecuzioni che ha dovuto affrontare Israele, eppure mai nessuno sulla faccia della terra è riuscito a distruggerlo come popolo. E non solo, dopo averlo esiliato ora a destra, ora a sinistra, per più di 1800 anni, lo ha fatto ritornare, rientrare in possesso della terra promessa. Ovviamente tutto questo era stato rigorosamente profetizzato. Se lo avesse abbandonato e se non fosse stato il suo popolo, tutto questo non sarebbe successo. Dio non lo ha mai abbandonato. Vedi, sul capo di Israele posano le promesse di restaurazione. Se noi leggiamo tutto il capitolo 11 ai Romani, noteremo come l'apostolo Paolo rimprovera a tal riguardo i Romani e mette nero su bianco che Dio non ha rigettato Israele come suo popolo. Anzi, vedete come proprio glielo dice, guardate, ma che cosa state dicendo? E Dio ha egli rigettato Israele come suo popolo, ma così non sia, e dà tutta una spiegazione incredibile. Questo lo si farà anche nel capitolo 10, quindi potete leggerli tutti e due. E un po' in tutta la Bibbia è scritto tutto questo. Ora, guai a pensare che Israele non è il popolo di Dio, ma questo è completamente sbagliato. Sono due popoli, ognuno con un ruolo diverso dall'altro. Nessuno è più grande dell'altro. Certamente Israele, se vuole la salvezza, deve riconoscere Yeshua HaMashiach, come lo chiamano loro, Gesù il Messia, come personale salvatore, altrimenti il fatto di essere ebrei non fa altro che aggravare la loro situazione, perché come è vero che è salvato prima l'ebreo e poi il gentile, questo non significa che l'uno è più dell'altro, ma semplicemente perché la salvezza inizia prima da un posto per poi arrivare all'altro. Quindi come Israele viene salvato prima del gentile, cioè di colui che non è ebreo, e poi viene salvato il gentile, allo stesso modo se l'ebreo non accetta Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia, sarà il primo ad essere condannato. Benedetto il nome del Signore. Ma il fatto che Israele non sta riconoscendo Gesù il Messia come personale salvatore non significa che Dio lo abbia rigettato, rinnegato come suo popolo. Anzi, lo sta custodendo, lo sta salvaguardando, perché alla fine dei tempi egli sarà restaurato, tornerà ad essere come prima, primizia di tutti i popoli, e quando Gesù tornerà per regnare sulla terra per 1000 anni, questo popolo sarà appunto risollevato, rialzato, riportato, diciamo, alla dignità primiera, e sarà la primizia, diciamo, di tutti quanti i popoli della faccia della terra, e non è stato affatto abbandonato o rinnegato. La Chiesa non rimpiazza Israele assolutamente, ma la Chiesa rimane la Chiesa e il proseguo di Israele, in questo senso qui certamente che è il proseguo di Israele, ma Israele non cessa di essere Israele e non cessa di essere la terra del Signore. Gerusalemme non cessa di essere la città del Messia, del Leone di Giuda. Attenzione, tant'è che quando verrà a regnare
regnerà per mille anni in Gerusalemme, i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi. Benedetto è il nome del Santo Signore. Ora, sia la Chiesa che Israele sono stati avvisati profeticamente che sarebbero dovuti passare per un importante numero di persecuzioni e di afflizioni. Infatti possiamo leggere Matteo 5,11, Matteo 10,23, Luca 11,49, Giovanni 15,20, poi abbiamo anche Atti 14,22 che è molto conosciuto, famoso come passo, e anche Seconda Timoteo capitolo 3 verso 12: benedetto è il nome del Signore, attraverso molte tribolazioni dovrete eredare il regno di Dio, è scritto in, appunto, in Atti 14:22. Ora sicuramente la parte più dura delle persecuzioni è toccata a Israele, a meno che non riconosca Gesù come il Messia. In caso contrario gli toccherà passare per la grande tribolazione e allora veramente saranno guai. Preghiamo per Israele come ci comanda la scrittura, ma preghiamo altresì per tutte quante le nazioni della terra, perché Gesù è morto per tutte quante le nazioni della terra. Benedetto è il nome del Santo Signore. Quindi ora Israele in questo momento gioca un ruolo importante sulla faccia della terra. Israele continua ad essere il popolo di Dio, la nazione di Dio. Gerusalemme continua ad essere la città del Signore. Infatti Satana in passato ha cercato di detronizzare Dio. Infatti leggendo Isaia 14 dal 13 al 15 ciò viene messo nero su bianco. Ovviamente non ci è riuscito. Ora, una volta sulla terra, Satana, avendo ottenuto il lasciapassare da Adamo ed Eva, perché essi appunto hanno peccato, farà la stessa cosa, salirà la città di Dio. Ora, la domanda del milione è: qual è la città di Dio? Lo abbiamo già detto, lo ripetiamo per la seconda volta, ma fornendo un passo. Salmo 122 verso 5, lo vado a cercare nella mia Bibbia. Salmo 122 verso 5 dice quanto segue: perché quivi sono posti i seggi o i troni per il giudizio, i seggi della casa di Davide. Sì, il trono della casa di Davide ancora oggi è il trono del Signore, perché un giorno il Signore scenderà dal cielo, si siederà su quel trono che si trova in Gerusalemme. Satana lo sa ed è per questo che gira sempre intorno a Gerusalemme. Ancora il Salmo 48 enfatizza quanto detto. Gerusalemme è la città del grande re Elohim Adonai o Adonai Elohim, e sarà resa stabile fin tanto la terra sussista, fino agli ultimi giorni, come scritto in Isaia 2 versi 2 e 3 e Michea 4. Israele non potrà mai essere né dimenticata né tantomeno eliminata. Essa è la città dei padri dove riposano le promesse. Israele, I come Jacob, I come Isacco e Jacob, S come Sara, R come Rachele e Rebecca, A come Abraham, E come Esaù, L come Lea. La città dove ancora oggi possano le promesse di Hashem, il Signore, visto che siamo in terra ebraica, e dove il Signore in persona scenderà per regnare su tutte le nazioni, dove ristabilirà questo suo popolo, come abbiamo già detto, lo ripetiamo in Romani 11, Michea 4, Isaia 2 e moltissimi altri. Ecco qui che Dio ancora oggi ha due popoli, e sono gli unici due popoli su tutta la faccia della terra che conoscono il proprio futuro alla perfezione. Benedetto il nome del Signore, e sappiamo dove si trova scritto questo futuro, appunto nella parola di Dio. Bene, è finita questa lunga esposizione, anche se fatta in maniera concisa, comunque è stata un po' lunga, ma era doverosa farla. Bene, prima di entrare nel tema appunto del rapimento, vorremmo ricordare ciò che abbiamo già detto. Matteo 24:36: quanto poi a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Quindi da una parte ci dice che nessuno conosce il giorno e l'ora,
ma dall'altra ci dice il tempo esatto, e cioè ci dà dei segni. Quali sono questi segni che il Signore sta per rapire la sua Chiesa oggi e non tra 100 anni o chissà tra quanto? Ma i segni sono molti. Uno su tutti, appunto, Israele doveva tornare alla propria terra. E questo è uno dei segni più importanti, che lo vedremo tra un pochino. E questo segno ci dà proprio l'età. Ripeto, non il giorno e l'ora, ma ci dà l'età esatta. E lo vedremo dopo, è un segno che veramente lascia a bocca aperta. Ora non è l'unico segno, perché ci sono altri segni. C'è il segno dell'apostasia della Chiesa. Altro che conquisteremo il mondo, conquisteremo la politica, o conquisteremo le città, o conquisteremo le televisioni. No, no, il mondo conquisterà la Chiesa. Benedetto il nome del Signore. Questo è ben specificato in 2 Tessalonicesi capitolo 2 verso 3. Benedetto il nome del Santo Signore. Ora qualcuno sarà già puntando il fucile, pronto a sparare, e dirà: però in 2 Tessalonicesi, caro fratello, capitolo 2 verso 3, ti ho preso in castagna, perché lì dice anche dell'uomo del peccato. Quindi prima che venga il ritorno del Signore deve venire anche l'anticristo. Sbagliato, perché come ho già detto, io fin qui ho fatto delle esposizioni non a caso, molto, diciamo, molto doverose. E infatti ti rispondo immediatamente per quale ragione è sbagliato. Benedetto è il nome del Signore. Non è possibile questo, perché l'anticristo è già sulla terra, e lì in 2 Tessalonicesi capitolo 2 nel verso 3 non si riferisce unicamente all'anticristo uomo che dovrà venire, ma si riferisce anche all'anticristo che già si trova sulla terra, e questo lo vedremo un pochino più avanti in maniera dettagliata e approfondita. Benedetto il nome del Signore. Ora però andiamo avanti con i segni che dicono che oggi è la venuta del rapimento del Signore. Un altro segno è Israele. Ci sarebbero rumori di guerre. È scritto che Israele sarebbe stata un intoppo per tutte le nazioni, e che da Israele verrà il conflitto mondiale. Questo è scritto in Zaccaria 12:3 e Zaccaria 14. E parla anche dell'immoralità che ci sarebbero stati in quei tempi, in quel tempo. Infatti il mondo, è scritto, sarà come i tempi di Sodoma e di Gomorra. Oggi non avviene questo? A 14 anni quasi nessuno è più vergine, a meno che non è, diciamo, la benedizione di essere un figlio di credenti. L'omosessualità è arrivata a un punto tale che ormai si fanno delle manifestazioni a scala interplanetaria, e non solo. Nascono partiti e chiedono diritti, fino al punto di arrivare a chiedere che le coppie omosessuali possano adottare dei bambini. Veramente abbiamo sorpassato ogni livello. Per non parlare dei casi più eclatanti, in Olanda si è superato tutti i limiti ed è stato creato un partito che approva la pedofilia. A me dispiace dire queste cose, ma se io non dicessi queste cose mi renderei complice. La Chiesa non può essere complice di queste cose. Tacere significa approvare ed essere complici. Noi dobbiamo parlare con amore, ma con franchezza. La parola di Dio dice: guai a chi fa queste cose, esso sarà condannato all'inferno eterno. Che poi l'inferno non è eterno, perché finirà all'inferno per entrare in un posto peggiore di quello, che è lo stagno di fuoco. Benedetto il nome del Santo Signore. E quindi tutte queste persone che vivono come anticristi, calpestando la parola di Dio, facendo queste cose, e questa immoralità che va oltre i confini del pensiero e del raziocinio umano, sono state profetizzate, e oggi le stiamo vedendo come si stanno concretizzando e materializzando sotto i nostri occhi. Un altro segno è che la terra sarà come i tempi di Noè. Questo è scritto in Matteo 24, in 1 Pietro 3:20, eccetera. E infatti oggi, come ai tempi di Noè erano violenti tutti, anche oggi c'è molta violenza. Fare la guerra è diventata un gioco.
Se si accende il televisore, benedetto il nome del Signore, non si fa altro che vedere oltre il 60% dei programmi sono indirizzati alla violenza. I videogames stanno completamente trucidando le menti dei nostri ragazzi, dei nostri poveri ragazzi, poverini, che stanno spesso, moltissimi, dalla mattina alla sera davanti a questi videogames a vedere, a far sì che, anche se in maniera virtuale, uomo contro uomo si uccidano, si menino e tante brutte cose. Certamente questo non gli farà del bene, questo non creerà un popolo mansueto, un popolo sano, un popolo docile. Benedetto è il nome del Signore. In Matteo 24:4 e Luca 17:23 c'è un'altra profezia che ci ricorda che oggi è il rapimento della Chiesa e si dirà: il Cristo eccolo qui, è scritto, il Cristo eccolo là, ecco qui il Cristo, ecco là il Cristo, cioè tradotto, la verità è ovunque, il Cristo è dappertutto, puoi andare dove vuoi, non ha importanza, perché dobbiamo essere uniti, dove vai vai va bene. Come si chiama questo? Ecumenismo, e l'ecumenismo è satanico. Quando la Bibbia dice che cosa c'è, che comunione c'è tra le tenebre e la luce, ricordate prima Seconda Corinti capitolo 6 dal verso 14 in poi, e riferimenti, tutta la Bibbia parla di questo. Il Cristo non è qui, il Cristo non è là, ma il Cristo è nella parola di Dio, e chiunque predichi un Vangelo diverso da quello che abbiamo udito sia esso anatema. Galati 1:8. Possiamo avere idee diverse, si dice, e andare d'accordo. E noi aggiungiamo: possiamo avere idee diverse e andare d'accordo se non viene toccato il fondamento biblico. Ma se uno mi porta idee antibibliche e mi comincia a dire che Gesù non è Dio, che la Trinità non esiste, la parola di Dio mi dice che con queste persone neppur ci devo mangiare. Benedetto è il nome del Santo Signore. Ora sta parlando in senso spirituale, per cortesia, un credente mi ha chiesto: ma se i miei genitori non fanno parte della mia diciamo fede, che devo fare? Li devo lasciare? Lasciare i genitori è antibiblico, lasciare di curare il tuo prossimo è antibiblico. Lì parla in senso spirituale, tu non devi mangiare con loro, tu, se loro ti portano a pregare i loro idoli, non ci devi andare, ma non che devi lasciare i tuoi genitori, anzi li devi accudire, gli devi stare vicino, gli devi fare una carezza, gli devi fare un sorriso, gli devi abbracciare i tuoi genitori. E poi certamente quando loro andranno nei loro culti, e magari alcuni fanno anche culti diciamo a entità non buone, assolutamente tu non devi andare con loro in questo senso qui. Ma non che dobbiamo lasciare e abbandonare i nostri figli, i nostri genitori, ma stiamo giocando, questo lasciamolo fare alle sette, noi non facciamo queste cose. Però massima severità nelle cose spirituali, dice: figlio mio, ma accompagni, vieni, fai una preghierina a questa immagine o a questa cosa, ma non sia mai. Non c'è niente che regga una cosa del genere. Io seguo il mio Dio e il mio Signore. Però materialmente parlando, dobbiamo amare i nostri figli, li dobbiamo accudire, i nostri genitori. Questo è molto importante. Tutta la parola di Dio ci insegna queste cose, e chi non insegna queste cose è un anticristo. Benedetto è il nome del Santo Signore. Santo, santo, santo è il Signore. Quindi il Cristo è qui, il Cristo è là. Ecumenismo, questa è un'altra profezia. Benedetto è il nome del Signore. Un'altra profezia ancora è Matteo 24:14, quando dice che questo Evangelo sarà predicato in tutto il mondo. Ma non è forse avvenuto questo? Non se noi leggiamo la storia dell'umanità, l'Inquisizione, le crociate, 80 milioni, 80 milioni di persone sono state uccise impedendogli di leggere la Bibbia, impedendo di seguire il cristianesimo, eppure nessuno è riuscito a distruggere né la Bibbia né il popolo di Dio. E oggi, nonostante tutta l'opposizione che ha avuta la parola di Dio in questi 2000 anni, ancora oggi ci sono 50 nazioni dove vengono perseguitati i nostri fratelli, preghiamo per loro,
non c'è una sola nazione sulla faccia della terra dove non sia entrato l'Evangelo di Gesù Cristo. Pensate che anche nella Corea del Nord, dove è la Chiesa dove si cresce di meno, eppure anche lì è entrato. Non c'è nazione che è riuscita a chiudere le porte alla predicazione dell'Evangelo, perché non si ha a che fare con una mera religione, ma si ha a che fare con il Dio vivente, con il Figlio del Dio vivente che è Gesù Cristo il nostro Signore. Tutte queste profezie e moltissime altre indicano che il rapimento della Chiesa è oggi. Io mi fermerei qui con le profezie, infatti tutti questi versi che abbiamo citato sono più che sufficienti per dimostrare a chi ha orecchie che il giorno del rapimento della Chiesa è oggi e non domani, certamente per coloro che hanno orecchie. Per coloro che non hanno orecchie, certamente sappiamo che non sarà sufficiente neanche se gli si dovesse leggere tutta quanta la Bibbia, per cui ci fermiamo qui. Bene. Ora, la storia del rapimento nella Bibbia è una cosa antica, non è una cosa nuova, risale ai tempi prediluviani, postdiluviani, per poi arrivare fino al Nuovo Testamento. Benedetto è il nome del Signore. Bene, vorrei dire una cosa a tal proposito che è molto doverosa, concedetemi un'altra parentesi aperta, io sono quello delle parentesi, ormai mi conoscete, non faccio altro che aprire parentesi che si spiega meglio. Bene, la Bibbia è un libro altamente profetico. Oltre il 65% di essa è profezia. Benedetto il nome del Signore. Ora però la percentuale sale notevolmente se ci si accorge che la profezia non viene riportata solamente leggendo il testo, ma anche nelle figure del testo, dei personaggi, delle situazioni, eccetera. Un esempio classico è Giuseppe. Giuseppe è figura del Messia. Così come Giuseppe fu venduto dai suoi fratelli, allo stesso modo Gesù fu venduto dai suoi fratelli, dal suo popolo, al prezzo di uno schiavo, perché Giuseppe fu venduto come schiavo. E così come, nonostante tutto, Giuseppe risultò una benedizione per tutto il mondo che stava morendo di fame, ed egli sfamò tutto il mondo, compresi i suoi fratelli, allo stesso modo anche Gesù, che è il pane della vita, sfamerà con la sua carne tutto il mondo e Israele. Infatti in Giovanni 6, versi 53 al 56, Gesù dice: chi mangia della mia carne e beve del mio sangue, esso non morrà mai. Essi non avevano capito che si riferiva in senso spirituale, perché egli è la manna scesa dal cielo, benedetto il nome del Signore, quando fece la santa cena: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, prendete questo calice, benedetto il nome del Signore. Quindi tantissimi altri esempi ci sono nella parola di Dio che potremmo fare. C'è l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda appunto quelle immagini, che altro non sono che profezie. Noi leggiamo delle storie, ma in verità, oltre che la storia, stiamo leggendo della profezia. Per esempio, il mondo distrutto dalle acque profetizza il mondo distrutto dal fuoco alla fine dei tempi, benedetto il nome del Signore, come avverrà dopo il millennio. Questo è scritto nella seconda epistola di Pietro, capitolo 3, verso 7. Anche Sodoma e Gomorra, che fu distrutta con il fuoco dal cielo, sta profetizzando che nella grande tribolazione tutta l'umanità sarà distrutta in quella stessa maniera. Potete leggere tutta l'Apocalisse. Come il sole si oscurò nella terra di Egitto, Egitto rappresenta il mondo, ricordatelo, come il sole si oscurò ai tempi che Mosè fece tutti quei prodigi, così accadrà nella grande tribolazione, Apocalisse 8:12. A scuola ci hanno insegnato che la storia si ripete, e la Bibbia dirà la stessa cosa. In Ecclesiaste capitolo 1 verso 9: le cose di ieri sono quelle di oggi sono quelle di domani, è sempre lo stesso, sempre si ripeteranno le stesse cose. Quindi benedetto è il nome del Signore. Quando leggiamo delle storie nella parola di Dio, stiamo assistendo anche a eventi profetici che si riverificheranno.
con il passare del tempo. Questa è una parentesi importante che abbiamo aperto e bisogna tenerla bene in mente. Bene, come abbiamo già detto, la storia dei rapimenti nella Bibbia è molto antica. Essa risale all'epoca dell'età dei patriarchi prediluviani. Nella Bibbia nulla avviene a caso, possiamo di nuovo porre enfasi in questo. C'è sempre un insegnamento, una verità, un mistero. Infatti un mistero non è un segreto. Un segreto è qualcosa di inaccessibile, che non si può accedere perché appunto è un segreto, a meno che non cerchi di usurparlo. Ora puoi usurpare qualche cosa all'uomo, all'essere umano, ma con Dio non ci riuscirai mai, quindi ciò che è tenuto sotto segreto da parte del Signore non si potrà svelare. Mentre invece un mistero è diverso, un mistero è qualcosa di velato, di nascosto, ma che comunque ci si può accedere. Infatti il Signore stesso disse che il Vangelo, no, lo raffigurò a un tesoro nascosto in un campo. Ora, benedetto il nome del Signore, e quindi c'è un mistero, e quindi sta a noi poi andare in questo campo e darci da fare e scavare. Chi non sarà interessato non cercherà e non troverà. Ora questo campo ha una peculiarità, una caratteristica che non leggiamo che era transennato, dimostrando così che la salvezza dell'Evangelo è aperta a chiunque e non a un gruppo limitato, una elite di predestinati. No, la salvezza è per tutti. E quindi è un mistero, il mistero è tranquillamente accessibile, però bisogna applicarci e bisogna investigare. Benedetto è il nome del Signore. Bene, il primo rapimento dell'umanità avvenne con Enoch o Canoch, come dicono in ebraico. In questa storia di Enoch ci sono molte peculiarità, moltissime. Ne vogliamo vedere alcune. Ora Enoch rappresenta la Chiesa che sarà rapita alla stessa maniera. Infatti troviamo scritto che Enoch camminò con Dio. Questo è scritto in Genesi capitolo 5 verso 24, benedetto il nome del Signore. Alla stessa maniera la Chiesa, per essere rapita, dovrà essere stata trovata camminando con Dio. Ora, se ci fate caso, cosa succede dopo il rapimento di Enoch? Dio mandò il diluvio. Nota bene, non lo manderà prima, ma solamente dopo. Non è tutto qui, c'è molto di più. Abbiamo diverse situazioni. Se le mettiamo in fila una dopo l'altra, noteremo che viene prima Enoch, poi viene Noè, poi viene l'arca e poi viene il diluvio. Ora Enoch rappresenta la Chiesa, benedetto il nome del Signore, e Noè, se Enoch rappresenta la Chiesa, chi rappresenta? Israele. E l'arca? La salvezza per Israele, che passerà per la grande tribolazione e sarà protetto e salvaguardato, anche se ci saranno moltissime perdite. Il diluvio? La distruzione del genere umano, non del mondo. Esso non finirà prima del millennio. Molti erroneamente credono che Noè rappresenta la Chiesa che passerà per la grande tribolazione e sarà salvaguardata. Ma questo è incongruente con tutto il passo. Perché se Noè rappresenta la Chiesa, domanda, Enoch, che fu rapito, chi rappresenta? Che viene prima, poi. Inoltre qui c'è un certo lignaggio, ed è il lignaggio israelitico. Ora, detto questo, desidero rappresentare un punto di vista che non lo reputo fondamentale da difendere. È una mia idea, che ve la dico, tutti noi abbiamo delle idee, io ho delle idee, l'importante è non farne dottrina. Uno dice la sua, io penso questo e vedo questo e voi deciderete cosa fare di questa mia idea. Quindi la dirò in punta di piedi, se la volete accettare, altrimenti potete rigettarla tranquillamente. In Giuda capitolo 1 verso 14, leggiamo, profetizzò Enoch, settimo da Adamo, dicendo, ecco il Signore è venuto con le sue sante miriadi. Se si legge tutto il passo, si comprenderà che si riferisce al ritorno di Gesù per l'instaurazione del millennio. Qualcuno dirà, ma che c'è di strano fino qui? Beh, la parola 7. Vedi, le parole nella Bibbia non sono messe a caso. Dietro ogni parola, ogni numero, ogni lettera si nasconde un mistero.
Ora, se tu ci fai caso, da quando è stato creato l'uomo sulla faccia della terra, dal Signore, quindi Adamo ed Eva, da quel momento, secondo il conteggio biblico, sono passati 7.000 anni. 7.000 anni, 7. E mai e poi mai si è verificato nella storia dell'uomo sulla terra che il genere umano arrivasse a contare con 7 miliardi di persone. Che casualità però, 7.000 anni che l'uomo sulla terra, siamo arrivati a 7 miliardi di persone sulla faccia della terra. Ora, il 7 nella scrittura significa completo, perfetto e quindi anche chiuso. Benedetto il nome del Signore. Puoi leggere Matteo 18:22, puoi leggere le 70 settimane di Daniele nel capitolo 9 di Daniele, e quando l'iniquità sarà stata pagata, quindi sarà cessata, perché il tempo sarà passato di 70 settimane, 7, benedetto il nome del Signore, quindi questo 7, e allora avrà fine questo tempo, avrà fine questo periodo. Ora, è scritto che Enoch era il settimo di Adamo. Enoch rappresenta, come abbiamo visto, il rapimento della Chiesa, in quanto appunto fu rapito. Quindi, la butto così. Enoch rappresenta la Chiesa che è rapita, viene sottolineato che era il settimo di Adamo, guarda caso la creazione dell'uomo è avvenuta 7.000 anni fa, e oggi siamo 7 miliardi sulla faccia della terra, benedetto il nome del Signore. Sempre questo 7. Non è una dottrina, ma è semplicemente una osservazione. Tutto qua. Sta di fatto, invece, per quello che è chiaro, che prima fu rapito Enoch e poi venne il diluvio. E Enoch rappresenta il rapimento, perché Enoch fu rapito, Noè non fu rapito. Noè passò per la grande tribolazione, per le acque, dentro l'acqua che rappresenta Israele e non la Chiesa. Altrimenti, Enoch cosa rappresenta? Bene, le cose di ieri abbiamo letto in Ecclesiaste 1:9, sono quelle di oggi e saranno quelle di domani. La storia si ripete. Abbiamo visto che spesso nelle storie ci sono delle vere e proprie profezie. Benedetto il nome del Signore. Finito con il primo commento del primo rapimento, passiamo al secondo rapimento. Quindi, se questo vale per il primo, dovrebbe valere anche per il secondo. Ci dovrebbero essere delle similitudini. Se è vero che se le cose stanno in questa maniera, ci dovrebbe essere, no, una certa congruenza. Quindi, vogliamo passare al secondo rapimento. Esso si trova in Seconda Re, capitolo 2 di Seconda Re, ed è Elia. Andrebbe letto tutto, ma non abbiamo il tempo. Leggiamo che Elia viene rapito in cielo ed Eliseo rimane sulla terra. Ora, essendo un rapimento, è chiaro che Elia rappresenta la Chiesa che viene rapita nel cielo ed Eliseo rappresenta Israele che rimane sulla terra, perché non ha creduto nel Signore, nel Signore Gesù Cristo. Ma nella grande tribolazione, come scritto un po' dappertutto, specialmente nell'Apocalisse, comunque Isaia ne parla molto e un po' tutti i profeti, crederà nella grande tribolazione e verrà potenziato. Infatti ci saranno segni, miracoli da parte di Israele, notate i due testimoni, benedetto il nome del Signore, e quindi faranno dei prodigi miracolosi molto potenti, benedetto il nome del Signore. Molti sorgeranno in quel tempo in Israele che il Signore si userà. Infatti, guarda caso, qui Eliseo rimane e riceve il doppio dello spirito di Elia. Ma non è tutto qui. Nel verso 23 dei fanciulli gli vanno incontro per deriderlo e bleffandosi gli dicono sali calvo, tradotto, non sei stato rapito in cielo calvo? Cosa succede calvo? Che fai calvo? Tu sei rimasto qui calvo, perché non sali pure tu calvo? Infatti tutti coloro che quando la Chiesa sarà rapita, quanti si blefferanno di loro e diranno: ma com'è, non sai chissà quello che succederà in quei giorni, sarà un mistero incredibile.
E quindi qui lo stanno deridendo e lo stanno prendendo in giro. E guarda caso che c'erano sicuramente dei genitori lì intorno che non gli hanno insegnato a questi ragazzi a rispettare il servo di Dio e quindi Dio stesso, benedetto il nome del Signore, e di conseguenza si stavano deridendo proprio di Dio. Ecco perché poi il castigo fu così severo. Ad ogni modo, non è questo il tema. Fuoriescono due orsi e sbranano i ragazzi. Ora, quanti erano i ragazzi sbranati? 42. Aha. Allora, se Eliseo rappresenta Israele, che rimane qui nella grande tribolazione, guarda caso questo 42 non dovrebbe essere a caso, e i due orsi neanche. Infatti, se io vado in Apocalisse 11:2 e Apocalisse 3:15, troverò questo numero 42, che è la seconda parte della grande tribolazione, perché la seconda parte dell'ultima settimana di Daniele, che dura 42 mesi, no? Ed è la parte più terribile della grande tribolazione che Israele dovrà passare. 42 come questi due ragazzi. Inoltre troviamo nella grande tribolazione due personaggi come questi due orsi. Uno è la bestia e l'altro è il falso profeta. Chissà, potrebbero essere questi? Non lo sappiamo. Oppure, come qualcuno ha visto, che potrebbe essere la bestia che farà guerra alla Russia, la quale quest'ultima, la Russia, come è nota a tutti noi, viene identificata almeno dal 1600 con un orso, benedetto è il nome del Santo Signore. Ora, ad ogni modo, le idee su chi potessero essere questi due orsi possono essere divergenti, ma comunque il quadro generale è pressoché chiarissimo. Benedetto è il nome Santo del Signore. Ora possiamo passare al Nuovo Testamento. Sia Giovanni che l'Apostolo Paolo furono rapiti in cielo affinché potessero raccontarci le cose che sono state viste e udite da loro. Inoltre, affinché un domani, nel giorno del grande giudizio, potessero chiudere la bocca a tutti coloro che dicono, e magari diranno nel grande giorno del giudizio, mai nessuno è tornato, bugia. Giovanni e l'Apostolo Paolo sono tornati, e moltissimi altri. Bastava aprire la parola di Dio e leggerla. Non l'hai fatto? Hai preferito fare altre cose? Non hai ascoltato la predicazione dell'Evangelo? Ti sei praticamente condannato da solo. L'Evangelo è molto chiaro in questo. Ora, chiunque studia la Bibbia sa perfettamente che le sette chiese dell'Apocalisse, attenzione qui, rappresentano la Chiesa degli ultimi giorni. In particolare, Filadelfia rappresenta coloro che camminano con Dio. Vogliamo leggere le sette chiese dell'Apocalisse? Lo vado a cercare, si trovano nel capitolo 3, leggeremo il verso 10. Quindi, le sette chiese, ricordate, sette, completezza, perfezione, vuol dire, perché ce n'erano molte di più. Benedetto è il nome del Signore, ce n'erano molte di più di chiese nell'Asia. Però qui ne elenca sette perché significa tutte. Benedetto è il nome del Signore. E ogni chiesa rappresenta un tipo di credente nella chiesa degli ultimi giorni. E Apocalisse 3:10, che rappresenta anch'essa la chiesa che vivrà il rapimento della chiesa, benedetto il nome del Signore, Apocalisse 3:10 si legge quanto segue. Perciò che tu hai guardata la parola della mia pazienza, io altresì ti guarderò dall'ora della tentazione che verrà sopra tutto il mondo, per fare prova di coloro che abitano sopra la terra. È chiaro ed evidente che questo passo è incisivo nell'affermare che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Ora però vogliamo passare al passo chiave. Il primo è, come già detto prima, adesso ne parleremo in maniera dettagliata, Seconda Tessalonicesi capitolo 2 verso 3. Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà che prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Se noi leggiamo questo verso isolato da tutto quanto il contesto, va letto tutto quanto il capitolo, navigheremo in alto mare senza sapere dove stiamo andando.
invece leggiamolo nel contesto. Ora, intanto, l'apostasia è regina nella Chiesa. Basta scrivere su YouTube apostasia parte 1 di 8, e continuare a vedere tutti quanti i video e si noterà solamente una piccolissima parte di quello che è l'apostasia nella Chiesa e ci si renderà conto di come sta messa la Chiesa. Questo verso si è perfettamente adempiuto ai giorni nostri. L'apostasia è completamente generale al 100%. Benedetto il nome del Signore. Io vi invito a informarvi, perché Gesù sta per aprire la sua Chiesa e chiunque abbia la conoscenza e l'informazione deve informare il popolo al fine di non ignorare le macchinazioni di Satana, come è scritto in 2 Corinti capitolo 2 versi 10 e 11. Ora, quando invece, sempre qui nel medesimo verso, parla di manifestare l'uomo del peccato, è chiaro ed evidente che non si riferisce unicamente all'anticristo, all'anticristo uomo che deve venire. Benedetto il nome del Signore, che verrà nella grande tribolazione, come metterà in luce, se continuiamo a leggere, tutto quanto il passo. Ma questo lo vedremo dopo. Adesso continuiamo invece nel verso 3. Se notate bene, apostasia e uomo del peccato li mette insieme. Benedetto il nome del Signore. Ciò volendo dire che l'apostasia inevitabilmente alzerà l'uomo del peccato, benedetto il nome del Signore. E la conferma di questo la troviamo nel verso 4. L'avversario che si innalza sopra chiunque è chiamato Dio o divinità, talché siede nel tempio di Dio, come Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Certamente che qui si riferisce anche all'anticristo uomo, ma non solo, anche allo spirito dell'anticristo che già è nella Chiesa, come abbiamo già spiegato prima. Infatti, l'abbiamo appena detto, lo ripetiamo, l'apostasia automaticamente ha questo compito qua, quello di togliere Dio dal suo trono e di mettere l'uomo, quello di togliere la parola di Dio, la sua predicazione, e di mettere la parola dell'uomo, la predicazione dell'uomo, e quindi l'uomo stesso sul trono di Dio. Se riflettiamo bene, benedetto è il nome del Signore, le cose stanno esattamente in questa maniera, e per farlo capire farò un esempio molto chiaro. Avete mai sentito dire: io comando, io decreto, io dichiaro che questa cosa avvenga? Quando invece è la parola di Dio che comanda, che decreta e che dichiara. Noi non possiamo fare questo. Bene, cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto Dio, abbiamo tolto la preghiera e lo abbiamo sostituito con l'uomo, con l'io. E Dio, secondo questa dottrina, dovrebbe correre a destra e a sinistra per ottemperare ai decreti, alle leggi, no? E ai comandamenti degli uomini. E guai a lui, secondo questa dottrina, se non lo fa. Questo altro non è che l'uomo del peccato che si siede sul trono di Dio, prendendo il suo posto. E ovviamente i passi per poter dire che queste cose sono legittime non mancano, ma vengono sempre presi in maniera isolata. Infatti, Marco 11:23, troviamo scritto che se dirai a quel monte gettati nel mare, la cosa avverrà. E quindi, siccome lì è scritto se dirai, e allora noi dobbiamo comandare, legiferare, decretare. Benedetto il nome del Signore. Ora però ho preso un verso isolato, ma se io leggo tutto quanto il capitolo, noterò che lì sta parlando della fede e non di altro. E a conferma di questo, oltre che leggendo tutto il Nuovo Testamento, comunque, a conferma di tutto questo, nel verso 23 dice: se tu dirai a questo monte, parlando però della fede, e immediatamente dopo, nel verso 24 dice: perché io vi dico che tutte le cose che voi chiederete pregando, e non comandando, legiferando, decretando, ma pregando, benedetto il nome del Signore, ecco qui che ho tolto il Dio dal trono e ci ho messo io,
Cioè, l'apostasia altro non è che un detronizzare Dio, che è un togliere Dio dal suo trono per mettere l'uomo del peccato, la predicazione, per mettere appunto l'io al posto di Dio. Benedetto è il nome del Signore. L'apostasia è una conseguenza di questo. Infatti, come ho spiegato prima, vero è che l'anticristo uomo deve venire, ma già da ora molti anticristi sono sorti. Ricordate? Prima Giovanni capitolo 2. Benedetto è il nome del Signore dal verso 18 in poi. Infatti, se continuiamo a leggere tutto quanto il capitolo appunto di Seconda Tessalonicesi, dal capitolo 2, dai versi 7, 8, 9 e 10, tutto quanto sarà molto molto chiaro e molto semplice. Vogliamo leggerlo? Lo vado a prendere nella Bibbia, Seconda Tessalonicesi. Se noi leggiamo il verso 7, dice: perché già fin da ora l'opera del mistero dell'iniquità è in atto, ora colui che lo ritiene al presente deve essere tolto di mezzo, e allora sarà manifestato quell'empio. Vedete, qui è molto chiaro, e qui sta parlando proprio dell'anticristo uomo. Benedetto è il nome del Signore, e lo dimostra in maniera inequivocabile il verso 7 che abbiamo appena letto. Come abbiamo letto, lo rileggiamo: perché già fin da ora opera il mistero dell'iniquità, soltanto colui che lo ritiene al presente deve essere tolto di mezzo. In definitiva, con questo verso si chiude l'enigma. L'anticristo verrà solamente e unicamente dopo che colui che lo ritiene sia tolto di mezzo. Prima non verrà, e se non verrà l'anticristo, non si entrerà nel periodo denominato grande tribolazione. Ora tutto è capire chi è che deve essere tolto di mezzo. Molti teologi asseriscono che è lo Spirito Santo. Domanda: ma lo Spirito Santo non è Dio? Per i trinitari ovviamente sì. A tal proposito noi vi mandiamo a vedere il nostro video fatto sulla Trinità, appunto la Trinità, ma potete anche vedere il battesimo di Giovanni, di Gesù trinitario. Sono dei video che rappresentano molto bene queste verità bibliche. Ora, se lo Spirito Santo è Dio, come lo è, amen, domanda: come può essere tolto Dio? Nel Salmo 139, al verso 7, è scritto: dove me ne andrò lontano dal tuo spirito, e dove me ne fuggirò dal tuo cospetto? È impensabile che lo Spirito di Dio possa allontanarsi da qualsiasi parte. Guardate, qualsiasi studiante di teologia, anche se avesse studiato nella scuola più strana, sa esattamente, e qualsiasi ebreo conosce perfettamente il seguente principio biblico: ogni singolo punto dell'universo, la terra compresa ovviamente, è il centro di Dio. Eh sì, perché Dio racchiude tutto, egli è ovunque. Ovviamente c'è un luogo dove la presenza di Dio si manifesta in maniera completa, ma questo è un altro discorso. Ora qualcuno dirà: ma allora il Dio è anche all'inferno? Chi ti pensi che l'ha creato il Signore? Scusate, l'inferno. È scritto nella parola di Dio che l'inferno davanti a Dio è come qualcosa, non ricordo il termine esatto, è come qualcosa di aperto che egli vede perfettamente, come se fosse qualcosa che c'era completamente lì vicino, perché egli nulla sfugge a Dio. Benedetto il nome del Signore. E poi, per cortesia, non paragoniamo la terra, dove c'è l'opera di redenzione in atto dell'uomo, con l'inferno. Sono due cose completamente diverse. Stiamo parlando della redenzione del genere umano. Benedetto il nome del Signore. Sono due cose completamente diverse. Giovanni 16,8, parlando appunto dello Spirito Santo, dice che quando sarà venuto esso, cioè lo Spirito Santo, convincerà il mondo di peccato. Ora, nella grande tribolazione sappiamo tutti che Israele sarà restaurato. Romani 11 dal 25 al 26 parla di questa restaurazione, e Apocalisse la descrive in maniera molto dettagliata. Ora, se colui che convince di peccato sarà tolto, il che è impossibile, ma facciamo finta che così fosse, dai, per assecondare questa idea che è completamente inconcepibile,
Comunque, se fosse tolto lo Spirito Santo dalla terra durante la grande tribolazione, come sarà convinto di peccato Israele? Come si convertirà Israele? Se qualcuno vi dovesse dare una risposta a questa domanda, io vi do un consiglio. Chiedetegli se è un trinitario e magari spiegategli che cosa intendete per trinità, perché la trinità è un Dio che è composto da tre persone diverse, da tre unità diverse, e non un Dio che si manifesta in tre maniere diverse. Questo è antitrinitarismo. È un solo Dio, sì, ma composto di tre unità diverse. Quindi, di esempi per dimostrare che lo Spirito Santo non può essere tolto dalla terra, ce ne sono tantissimi per dimostrare che è impossibile una cosa del genere. Ora io mi fermerei qui, perché reputo più che sufficiente quanto detto per dimostrare come stanno le cose, cioè che lo Spirito Santo non può essere tolto dalla terra in quanto Dio, ovviamente per dimostrarlo a chi ha orecchie, perché come detto prima, chi non ha orecchie, neppur se gli si leggesse tutta quanta la Bibbia, benedetto il nome del Signore, sarà convinto. A questo punto, tornando a Seconda Tessalonicesi 2:7, per quanto riguarda colui che deve essere tolto di mezzo, non ci rimane che la Chiesa. E l'enigma si risolve, poiché il passo è esplicito, che solo dopo verrà l'Anticristo. E l'Anticristo non verrà prima della grande tribolazione, ma col suo arrivo, appunto, cioè con la Chiesa che viene rapita, appunto, inizierà la grande tribolazione e verrà l'Anticristo. Benedetto il nome del Signore. Ma allora qualcuno si chiederà come spiegare tutti quei passi che asseriscono che ogni occhio lo vedrà, tipo Marco 13, 26, Luca 21, 27, Matteo 24, 30, Apocalisse 1, 7 e tantissimi altri. Vedete, per questo noi prima abbiamo spiegato tutte quelle cose. C'è un regno materiale, c'è un regno spirituale. Quando il millennio verrà, perché inizierà in quanto il Signore ritornerà per la seconda volta, allora ogni occhio lo vedrà. È lì che ogni occhio vedrà il Signore, perché verrà per instaurare un regno fisico, un regno materiale. Ma quando il Signore verrà per rapire la sua Chiesa, che tra l'altro è un regno spirituale, si fermerà nelle nuvole, lì non lo vedranno tutti, ma lo vedranno solamente quelli che saranno rapiti. Non a caso è scritto anche nelle nuvole, io qui ci vedo anche, no? Nuvola è qualcosa che nasconde, benedetto il nome del Signore. Inoltre, vedete, qui si sta facendo lo stesso errore, anche se su due contesti diversi, del popolo di Israele, il quale non accettò e non accetta ancora oggi il Messia, in quanto essi aspettavano e aspettano ancora oggi un Messia regnante, potente, forte, che li doveva liberare dai loro nemici con mano forte, benedetto il nome del Signore. E invece è venuto un povero falegname, da un punto di vista umano ovviamente, senza soldi, senza forma né bellezza, umile, amorevole, gli ha detto porgete l'altra guancia e tante altre cose, e questo li mandò fuori asse. Oh sì, vero è che vi è scritto che verrà un Messia forte, regnante, potente, che li avrebbe liberato da tutti i loro nemici materiali, ma è altresì scritto del falegname, povero, umile, maltrattato, umiliato e alla fine ucciso. E prima deve essere manifestato il falegname, cioè l'agnello, e solamente dopo sarà manifestato il leone di Giuda. E allora ogni occhio lo vedrà, non prima. Quando leggiamo che ogni occhio lo vedrà, sta parlando della sua seconda venuta e non del rapimento della Chiesa. Zaccaria 12:10 leggiamo: e riguarderanno a me, a colui che hanno trafitto, quando tornerà per la seconda volta i suoi piedi. Sempre Zaccaria dice nel capitolo 12 e nel capitolo 14 dice che i suoi piedi si poseranno sul monte degli ulivi. È qui che sta parlando che riguarderanno a me, che ogni occhio lo vedrà. È la seconda venuta di Gesù e non il rapimento della Chiesa. Non è a caso che prima, io lo ripeto per la seconda volta, abbia
precisato la differenza fra i due popoli di Dio, fra il millennio e il non millennio, fra l'anticristo che deve venire e l'anticristo spirito che già è nel mondo. Infatti l'uno è spirituale come popolo, no? E l'altro è materiale. L'uno parla di un rapimento che è spirituale perché saremo trasformati, l'altro parla di una seconda venuta e dove tutti quanti lo vedranno e instaurerà un regno materiale fisico che si può vedere. Benedetto è il nome del Signore. Quando Gesù rapirà la sua chiesa, no? È chiaro che la sua chiesa sarà rapita nell'aria. Benedetto il nome del Signore, in mezzo alle nuvole. A me queste nuvole mi fanno riflettere, guarda caso ciò che è in mezzo alle nuvole mi dà l'impressione, no? Come di nascosto. Benedetto il nome del Signore, oltre che ci dà l'altezza. Quindi quando verrà per la seconda volta, come scritto in Zaccaria 14, versi 4 e 5, il monte degli ulivi si spaccherà, è scritto, e allora tutti quanti lo vedranno, e specialmente coloro che lo hanno trafitto riguarderanno a colui che hanno trafitto. Benedetto è il nome del Santo Signore. Questo è scritto in Zaccaria 14 verso 5, che tutti i santi saranno teco. Ricordate Giuda 1:14, profetizzò Enoch il settimo di Adamo dicendo: ecco il Signore è venuto con le sue sante miriadi per far giudizio a tutti. E quando tornerà la seconda volta con la sua chiesa, che tutti vedranno questo grande re, questo grande Signore. Benedetto il nome del Signore, che la prima volta è venuto come un agnellino e la seconda volta verrà come un leone, il leone di Giuda. Benedetto il nome del Santo Signore. Bene, vogliamo andare avanti e vogliamo leggere Prima Tessalonicesi capitolo 5 verso 3. Perciò quando diranno pace e sicurezza, questa frase è molto importante. Quando si leggono le scritture dobbiamo capire che tutto ruota intorno a Israele e la Chiesa. Quando parla di pace e sicurezza si riferisce a Israele, non si sta riferendo agli Stati Uniti, a Canada, alla Francia o all'Italia. È chiaro che si sta riferendo a Israele. Ricordate Zaccaria 12:3, e avverrà in quel tempo che io farò di Gerusalemme che essa sarà una pietra pesante a tutti i popoli, e tutti coloro che se la coricheranno addosso saranno tutti lacerati. E non è proprio quello che sta succedendo oggi? Gli ebrei vogliono Gerusalemme perché è la loro. I musulmani vogliono Gerusalemme perché dicono che Maoma ascese da lì al cielo. E da un momento all'altro può scattare una guerra che porterà tutto il mondo in un conflitto atomico. E in tutto questo la parola di ordine qual è? Pace e sicurezza. Le Nazioni Unite stanno lavorando su un progetto di pace e di sicurezza sul Medio Oriente. Ditemi, vi sembra un caso che quasi tutto il Medio Oriente è conquistato dall'America, dall'ONU e dall'Europa? Tutto si sta preparando, ma quando diranno pace e sicurezza e faranno questo accordo che durerà 7 anni, lo farà l'anticristo, ma questa è un'altra storia. Ma Gesù disse in Luca 21:28: quando cominceranno a venire queste cose, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. E vi voglio lasciare, perché siamo in conclusione, con un passo profetico altamente importante che si trova in Luca 21:29. Lo vado a cercare nella mia Bibbia. Luca 21:29, leggiamo quanto segue. Leggiamo: e disse loro una similitudine: riguardate il figo e tutti gli alberi, quando già hanno germogliato, voi vedendolo riconoscete da voi stessi che già l'estate è vicina. Così ancora voi, quando vedrete venire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Io vi dico in verità che questa età non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Amen.
Qui il Signore ci sta dando una data, ci sta dando una profezia incredibile e meravigliosa. E qui è il Signore che parla e dice: vi dico una parabola o una similitudine, riguardate il fico. Che cos'è il fico? Il fico è Israele. Non a caso sceglie sempre il fico per parlare di Israele. Infatti quando Adamo ed Eva uscirono fuori, cioè scusate, peccarono, si copersero con delle piante di fico. Quando il Signore maledisse il fico che non portava frutto, stava parlando di Israele. Quindi il fico rappresenta sempre Israele, il fico è un albero importante in Israele. Quindi quando riguardate a Israele, in pratica sta dicendo, e a tutti quanti gli alberi, quando hanno germogliato, cosa vuol dire germogliare? Vedete, il fico, cioè Israele, a un certo punto fu profetizzato da Gesù stesso che sarebbe cessato di esistere come nazione, e infatti cessò di esistere nel 70 d.C. con l'invasione dei Romani sotto il comando di Tito, e quindi dal 70 in poi Israele fu, diciamo, andò nella diaspora e non aveva nazione. Ecco perché oggi li ritroviamo in tutto il mondo. Benedetto il nome del Signore. Ora qui dice: quando Israele, cioè quando il fico germoglierà, cioè quando Israele germoglierà, cioè tornerà ad essere. E quando è che Israele è tornato ad essere? Nel 1948 il fico è germogliato, Israele è germogliato. Poi continua e dice: sappiate che l'estate è vicina. L'estate nella letteratura rabbinica è il Messia, benedetto il nome del Signore. Quindi tradotto, quando Gerusalemme tornerà ad essere, allora il Messia sarà vicino. Ma come, non è già avvenuto? Sì, la prima volta, ma la seconda volta. Qui sta parlando della seconda venuta, perché la prima venuta è quando sta dando questa profezia, perché era lì presente, quindi è la prima venuta. Quindi qui sta parlando della seconda venuta e sta dicendo: guardate che quando questo avverrà, io tornerò per la seconda volta. E poi dice: sappiate che il regno di Dio è vicino. E nel verso 32 succede qualcosa di incredibile, gli dà la data, ripeto, non il giorno e l'ora, ma gli dà la data. E dice: io vi dico in verità che questa età o generazione non passerà. Quale età? Quale generazione? Quella del germoglio del fico. Quindi quando il fico germoglierà, 1948, quando Israele tornerà ad essere, da quel momento ci sarà un'età per il rapimento del Signore. Ecco qui, e quant'è l'età? Salmo 90 verso 10, perché l'uomo vivrà 70 anni al massimo 80. Ecco qui che gli sta dando l'età esatta del rapimento della Chiesa e della sua conseguente seconda venuta, anticipata dalla grande tribolazione. Quindi non conosciamo il giorno, non conosciamo l'anno, non conosciamo l'ora, ma conosciamo l'età. E l'età è questa. Domanda: quelli nati nel 1948 possono essere vivi? C'hanno 65 anni circa, possono essere vivi benissimo. Non è incredibile? Non è meraviglioso? Benedetto è il nome del Santo Signore Gesù, il Cristo, santo, santo, santo. Domanda: ma secondo voi Dio vuole che la sua Chiesa, la sua futura sposa, passi per la grande tribolazione? Beh, dopo aver detto tutto quello che abbiamo detto, aver letto anche qui Luca 21, benedetto il nome del Signore, che sta parlando appunto della seconda venuta del Signore, di conseguenza della grande tribolazione e del rapimento della Chiesa, secondo me assolutamente la risposta è no. Infatti, se noi continuiamo a leggere, vogliamo passare al verso 36, sempre di Luca 21, verso 36, guardate che cosa dice: vegliate dunque orando in ogni tempo, a ciò che siate reputati degni di scampar tutte le cose che devono avvenire e comparire davanti al figliuolo dell'uomo. E qui è chiarissimo, questo verso è molto sfidante, eh? Qui non dice che passeremo qualche cosa, ma che scamperemo a tutto e da tutto, tutto a casa mia e tutto. Ma infatti non poteva che non essere così. Infatti se non fosse così saremmo stati destinati ad ira.
Ma così non sia, noi non siamo stati destinati ad ira. Vogliamo leggere Romani 5,9. Romani 5,9 dice quanto segue. Lo vado a cercare nella mia Bibbia. Romani 5,9 dice quanto segue. Molto maggiormente, adunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo per lui salvati dall'ira. Noi non siamo destinati ad attraversare l'ira. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, verso 9, lo vado a cercare. Prima Tessalonicesi 5, 9, dice quanto segue. E qui sta parlando sempre di questi ultimi giorni. Poiché il Dio non ci ha posti ad ira. Benedetto il nome del Signore. Qui nel capitolo 5 sta parlando proprio del rapimento della Chiesa. Benedetto è il nome del Santo Signore. Infatti nel verso 1, ora quant'è a quei tempi e a quelle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve se ne sia scritto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi non siamo destinati ad ira. In Apocalisse 3,10, lo vado a rileggere nuovamente, lo vado a cercare, perché tu hai guardata la parola della mia pazienza, io altresì ti guarderò dall'ora della tentazione che verrà sopra tutto il mondo per far prova di coloro che abitano sopra la terra. E ma di passi ce ne sarebbero una infinità. Apocalisse 26,20. Apocalisse 26,20 dice quanto segue. Va, popolo mio, entra nelle tue camerette e serra il tuo uscio dietro di te, nasconditi come per un piccolo momento di tempo perché sia passata l'indignazione. E questo passo è veramente esemplare. Infatti, se continuiamo a leggere, perché ecco il Signore esce del suo luogo per far punizione dell'iniquità degli abitanti della terra contro di lui, e la terra rivelerà il suo sangue e non ne coprirà più i suoi uccisi. Ecco qui che nel verso 20 però dice: va, popolo mio, entra nelle tue camerette, serra il tuo uscio, cioè chiuditi dentro, dietro di te, nasconditi per un piccolo momento di tempo finché sia passata l'indignazione. Bene, qualche dottrina pensa che la Chiesa sarà rapita al centro, nel bel mezzo della grande tribolazione, e costoro portano come esempio Apocalisse 17. Ora però, per capire Apocalisse 17 bisogna andare in Apocalisse 11, dai versi che vanno dal 15 al 19, non li leggeremo neanche perché sono talmente improponibili. Infatti è scritto che suonerà la tromba, l'ultima tromba, quando ci sarà il rapimento della Chiesa. E in Apocalisse 11 è scritto che la tromba la suonerà un angelo, quando in Prima Tessalonicesi 4,16, quando parla della tromba che suonerà, che è l'ultima tromba, è esplicito che chi suonerà la tromba è Dio e nessun angelo. Bene, è scritto nella parola di Dio che il rapimento della Chiesa e l'instaurazione del millennio, e quindi il fatto che Israele sarebbe tornato a germogliare, vedete come ancora posano le promesse di Dio su Israele, non sarebbe avvenuto prima del 2000. Ripeto, nessuno sa l'ora, nessuno sa la data, nessuno sa l'anno, ma i tempi il Signore ce li ha sempre detti. Dice addirittura è scritto prima, non prima del 2000. Sì, è così. Vogliamo leggere Osea 6,1. Osea, primo libro, profeti minori, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, poi c'è Michea, eccolo qui. Osea 6, capitolo 6, verso 1 e 2, dice così: venite, convertiamoci al Signore, ai, qui parla di Israele, perché Egli ha lacerato ed altresì ci risanerà, Egli ha percosso, altresì ci fascerà le piaghe. In fra due giorni Egli ci avrà rimessi in vita, e nel terzo giorno ci avrà risuscitati, e noi viveremo nel suo cospetto. Qui sta parlando della futura restaurazione di Israele, che non sarebbe avvenuta prima del 2000. Infatti abbiamo letto due giorni e poi nel terzo giorno, e se vai a Seconda Pietro capitolo 3 verso 8 dice che il Signore mille anni
sono come un giorno e un giorno sono come 1000 anni. Qui sta parlando di 2000 anni e che alla fine dei 2000 anni sarà rimesso in piedi e di conseguenza ci sarà non prima di 2000 anni il rapimento della Chiesa. Lo dimostra il fatto che siamo nel 2013 e ancora Gesù non ha rapito la sua Chiesa. Tutte queste cose sono molto chiare e molto vere. È la verità e ci sono i fatti che stanno dimostrando che le cose stanno così. Benedetto è il nome del Signore. Molti purtroppo pensano che la Chiesa dovrà passare per la grande tribolazione. Benedetto è il nome del Signore. E altri invece pensano che stanno aspettando invece che Cristo, quindi passando per la grande tribolazione, invece di aspettare Cristo starebbero aspettando l'anticristo, ma così non sia. Cristo da un momento all'altro sta per suonare la tromba, che non è una tromba d'ira per noi, è una tromba di amore, perché la tromba suonerà e in un batter d'occhio, come abbiamo letto in Prima Corinti 15 dal 51 in poi e anche Prima Tessalonicesi 4 dal 13 in poi, in un momento, in un batter d'occhio saremo trasformati e allora saremo sempre con il Signore. Vedi? Ti lascio con questa riflessione. Nell'Apocalisse troviamo 7 chiese, l'abbiamo già detto. La storia ci insegna che nell'Asia c'erano molte più chiese, 7 sta per completezza, quindi vuol dire tutte. Queste 7 chiese rappresentano la Chiesa degli ultimi giorni. E ognuna ha delle caratteristiche e rappresenta un tipo di credente. La prima chiesa è la chiesa di Efeso, la quale lasciò il primo amore. La seconda chiesa è Smirne, era giusta ed era umile e stava bene. Poi c'era Pergamo, permetteva i figli di Satana di vivere liberamente fra di loro. Tiatiri permetteva di insegnare ciò che era antibiblico. Sardi era ipocrita. Filadelfia aveva poca forza e nonostante tutto era fedele, e Laodicea era tiepida, un piede nel mondo, un piede nella Chiesa. Io non so di quale spirito sei tu che stai ascoltando questo messaggio, ma la parola di Dio ancora oggi sta risuonando, sta predicando. Lascia stare la voce che ti parla, non ascoltare chi ti parla, ascolta solo le parole e ti devi fare un'analisi di coscienza e prova te stesso, dice l'Apostolo Paolo, per vedere se sei nella fede. E di quale chiesa fai parte tu? Di Efeso, che lasciò il primo amore? Che magari eri fervente, andavi sempre in chiesa, e adesso ti stai tirando indietro, magari perché non senti la presenza di Dio. Anche se non senti la presenza di Dio, continua ad essergli fedele. Perché noi non siamo salvati per sentimento, siamo salvati per fede. Se prendi un treno da qui a Torino, che senti? Niente, ma a Torino ci vai. Se prendi un treno da qui a Palermo, che senti? Niente, ma a Palermo ci vai. Non è il sentimento che salva, è la fede nel Figliolo di Dio. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, dice la parola di Dio. Benedetto e persevera e vedrai che il Signore poi ti benedirà e ti farà sentire anche la sua presenza. Ma non fondiamo la nostra fede su un sentimento, ma su una certezza. Leggiamo. E poi la fede da che cosa viene? Dal fratello che ti dice: di al tuo fratello, al tuo compagno di banco, tu hai fede. Quella è una bestemmia. La fede non viene dall'udire il fratello che ti dice tu hai fede, ma la fede viene dall'udire la parola, e la parola di Dio. La fede viene dall'udire, l'udire viene dalla parola di Dio. Leggi la parola di Dio tutti i giorni. Prega il Signore, cerca il Signore e la tua fede crescerà. Non si tratta di ascoltare la mia parola o io che mi specchio un'ora al giorno e mi dico io ho fede. Quella è una blasfemia. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Benedetto il nome del Signore. E quindi fatti questa analisi di coscienza. Hai lasciato il primo amore? O forse sei come Smirne, che sei povero, sei umile, sei piccolino o piccolina? Eppure sei giusto, gloria a Dio, persevera perché Cristo sta per tornare. Oppure sei come Pergamo, che permetteva ai figli di Satana di vivere liberamente in mezzo di loro. Quando la parola di Dio ci dice di non frequentare certa gente, benedetto il nome del Signore, quando lo puoi fare certamente, se, ripeto, come prima
no? Se hai genitori o dei figli, no? Certamente li dovrai frequentare da un punto di vista materiale, ma non spirituale. Oppure sei come Tiatiri che permetteva di insegnare ciò che è antibiblico, ti va bene tutto, no? Basta che si parla, no? Giudica sempre quello che si dice se è biblico o se non è biblico. Oppure sei come Sardi che viveva nell'ipocrisia, aveva l'apparenza di vivere, aveva l'apparenza di essere cristiano, poi faceva tutt'altro. Oppure sei come Filadelfia, che magari povero, debole, magari con le stampelle, ma stai andando in cielo. Amen, gloria a Dio. Oppure sei come Laodicea, tiepido, un piede nel mondo, un piede nella chiesa, la domenica in chiesa, il sabato chissà dove vai. Benedetto il nome del Signore. Molti dicono io ho la mia religione, stabilendo così essi le regole, quando invece è la Bibbia che stabilisce le regole. Benedetto il nome del Signore. Altri invece hanno la religione giusta, cioè credono nella parola profetica più ferma di ogni tempo, ma non la seguono. Benedetto il nome del Signore. Dice, ma io credo, sì, anche i demoni, è scritto in Giacomo 2,19, credono e tremano, ma sempre demoni sono. Torniamo ai sani insegnamenti della parola di Dio. Non cercare la chiesa perfetta, perché non la troverai mai, o il pastore perfetto, essa non esiste, ma cerca una chiesa però di sana dottrina. E torna al Signore se ti sei allontanato o allontanata dal Signore, perché Gesù sta per tornare, per suonare questa tromba di Dio, sta per suonarla e stiamo per essere rapiti, ma ad ogni modo ciò che veramente ci deve stare davanti è che il rapimento per ognuno di noi può essere singolo anche adesso, perché non sappiamo nulla, non sappiamo quello che sarà di noi domani mattina, se ci saremo ancora, ma una cosa sappiamo, che chiunque avrà creduto nel figliuolo di Dio non sarà svergognato. In quel giorno egli ha pagato un prezzo caro ed è il suo sangue. Vogliamo essere attaccati a questo prezzo, a questo sangue, a questo sacrificio fatto con il Figlio di Dio in persona. Benedetto è il nome del Santo Signore. E ti lascio con le parole che sono scritte in ebrei. Oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Tradotto, finché c'è vita, c'è speranza. Oggi sta per finché c'è vita, non indurate i vostri cuori, sta per c'è speranza. C'è speranza che tu ancora sei vivo, vivi in questa terra e stai ascoltando il messaggio dell'Evangelo che può salvare chiunque creda in esso. E a Dio sol savio vada sempre tutta la gloria e l'onore da ora in eterno. Amen.